imminenti sviluppi della vicenda Citrobacter. Entro questa sera il commissario dell'azienda ospedaliera Francesco Cobello invierà alla Regione la relazione interna e le controdeduzioni alla lettera con la richiesta di provvedimenti disciplinari invocati dal direttore generale della Sanità Veneta. All'ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento è intanto in corso il sopralluogo degli ispettori inviati dal Ministero della Salute. Acquisiranno la documentazione sulle procedure seguite nel reparto dove la contaminazione innescata dal batterio ha ucciso 4 neonati, rendendone 9 cerebrolesi. Nell'inchiesta avviata sull'ipotesi di reato di omicidio colposo per morte in ambito sanitario, per ora non ci sono indagati, precisa Angela Barbaglio, procuratore della Repubblica. La CISL ha intanto segnalato alla Procura Scaligera i post pubblicati sui social con minacce di morte nei confronti del personale sanitario. Noi non vogliamo che i professionisti sanitari siano sottoposti alla mercé di queste minacce. Proprio per questo noi abbiamo fatto una segnalazione alla Procura della Repubblica affinché faccia chiarezza.